In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l'umanità, voi siete la risposta. Prende in prestito le parole di Sharon Stone, la presidente della Croce Rossa di Sulmona, Anna Mancinelli, per inaugurare la sede di Prato alla Peligna, che sarà aperta con una raccolta e sentita cerimonia. E una finestra sul sociale per andare incontro alle famiglie indigenti. Per i volontari e le volontarie della Croce Rossa si avvera un sogno. In un territorio che si spopola, la Croce Rossa ha voluto dare un segno concreto di vicinanza anche ai piccoli centri come Pratola, per garantire una presenza sempre più capillare nel comprensorio, dopo l'apertura delle sedi di Castel di Sangro, Campo di Giove, Scanno, Raiano e dopo aver gettato le basi anche a Pacentro e Rocca Casale. Questo giorno è un punto di partenza, perché da questo momento in poi la Croce Rossa è presente anche sul territorio di Prato la Peligna. Saremo vicini alle famiglie, particolarmente alle famiglie indigenti. Inizieremo con un'attività che riguarda la distribuzione di viveri e vestiario per espanderci man mano, affrontando tutte quelle che sono le difficoltà attuali. Così esordito Mancinelli, mentre Rossella D'Angelo, già presidente della Croce Rossa di Sulmona, ha ricordato l'importanza di un presidio di zona che serve a dare manforte a tutte le necessità delle singole popolazioni. Abbiamo buttato molti semi in molti territori. A Pratola ha trovato un terreno fertile e subito, insieme all'amministrazione illuminata, a menti dei volontari di Pratola e di Sulmona che fortemente hanno voluto, si è riuscito a realizzare questo gruppo finalizzato all'aiuto al sociale, che praticamente raggiungerà i suoi obiettivi perché hanno dentro di sé quelli che sono i valori di Croce Rossa. Abbiamo proprio lottato anche per avere la sede, anche perché tra il terremoto eccetera. Le volontarie, noi eravamo un bel gruppo iscritti a Sulmona, e sempre con il proponimento di fare, lavorare. Lo abbiamo fatto per tanto tempo e poi insieme al comitato di Sulmona abbiamo deciso di aprire questo sportello, uno sportello per il sociale. L'apertura di una serie di Croce Rossa italiana a Prato la Peligna si deve soprattutto a Giuseppina Palombizio, recentemente scomparsa, che assieme all'attuale responsabile Rosina Liberatore ha dato impulso agli amministratori comunali per eseguire i lavori nello stabile di via Valle Madonna, dove ha sede il distretto sanitario. Al figlio di Pina, l'avvocato Vincenzo Margiotta, è stata consegnata una targa a nome del Comitato Croce Rossa. Ho detto con una battuta che non mi è mai piaciuto così tanto rosso insieme come oggi. È il segno di un nuovo servizio che verrà dato alla nostra comunità. Il sociale, la solidarietà sono valori che non possiamo in alcun modo mettere in secondo piano. Sono la priorità e nella scala delle priorità della mia amministrazione sicuramente sono al primo posto. Così ha concluso il sindaco Antonella Di Nino con un pizzico di ironia, che ha tagliato il nastro assieme al suo vice Nunzio Tarantelli e all'assessore sociale Marianna Palombizio, dopo la benedizione impartita da padre Renato Frappi e l'esecuzione dell'inno di Mameli. Three.